Ciao, benvenuto. Sono Simone e nei video che seguiranno in questo videocorso ti illustrerò in primo luogo i concetti e gli elementi di base che costituiscono una blockchain. Successivamente ci addentreremo nell'analisi on-chain, imparando a utilizzare strumenti e indicatori che ci permettono di determinare la salute e il potenziale di una criptovaluta. Scopriremo insieme la storia delle due più grandi rivoluzioni informatiche del XXI secolo, ossia Bitcoin ed Ethereum. Infine impareremo noi stessi a programmare in Python e Solidity elementi come token e smart contract. L'obiettivo è quello di introdurti al mondo della blockchain, offrendoti un set di conoscenze di base grazie alle quali potrai iniziare il tuo viaggio personale alla scoperta di questa meravigliosa tecnologia. Una tecnologia capace di eliminare da ogni processo la figura di un'entità centralizzata che funga da garante. Perché, come scopriremo in seguito, in una blockchain ogni individuo è garante per tutti gli altri. Così che il sistema nel suo insieme sia in grado di auto-amministrarsi senza la necessità di singole figure dotate di maggiori poteri rispetto al resto degli utenti. Per iniziare, vorrei descriverti un esempio di blockchain nella vita reale. Immagina un gruppo di amici molto numeroso che va in pizzeria ogni fine settimana ed ogni volta il gruppo affronta il momento scomodo di dover dividere il pagamento in base a quanto ognuno ha consumato effettivamente e calcolare infine il resto che ogni membro deve ricevere indietro. Per evitare perdite di tempo inutili, un bel giorno uno degli amici decide di creare un sistema per semplificare la vita a tutto il gruppo. Prende un barattolo in cui ognuno degli amici inserisce un capitale iniziale ed un quaderno all'interno del quale annotare tutte le spese. Dunque, ogni sabato sera, gli amici pagano il conto con i soldi contenuti all'interno del barattolo e segnano sul quaderno la spesa effettiva sostenuta da ogni membro del gruppo. Dopo un anno di pizza insieme, i ragazzi sommano le spese annotate sul quaderno e ridistribuiscono i soldi rimanenti nel barattolo a tutti gli amici del gruppo. Questo è un caso d'uso di blockchain nel mondo reale, dove il barattolo rappresenta una sorta di exchange. Potremmo immaginare che il conto sul quaderno del gruppo venga rappresentato non in dollari, ma in pizzacoin, dove ogni pizzacoin corrisponde a una certa quantità di dollari. Per semplicità possiamo immaginare che ogni pizzacoin abbia il valore di un dollaro. Il quaderno rappresenta il libro mastro, termine tecnico con cui si indica il supporto dove è memorizzata la blockchain. Ogni pagina può essere vista come un blocco annotato da delle transazioni, ossia i pagamenti effettuati in pizzeria da ogni singolo membro del gruppo. Ogni pagina è legata alla successiva da un ordine sequenziale, determinato ovviamente dal numero della pagina corrispondente. Dunque abbiamo una catena di pagine, ossia blocchi, contenute in un quaderno, ossia il nostro libro mastro, all'interno delle quali sono segnate tutte le spese dei singoli amici in pizzeria effettuate durante l'anno, ossia le loro transazioni. Chiaramente nel nostro caso avremo solo transazioni che hanno come emittenti i membri del gruppo e come unico destinatario il proprietario della pizzeria. In questo specifico caso la corrispondenza del valore di un dollaro per ogni pizzacoin è garantita dal capitale contenuto all'interno del barattolo ed è dunque stabile. Il sistema è valido finché garantisce l'autenticità delle transazioni, in modo tale che una volta terminato l'anno ad ogni amico ritorni la quantità giusta di soldi. Nel nostro caso la sicurezza del sistema si basa sulla fiducia che abbiamo verso colui che gestisce il quaderno e in effetti è un sistema vulnerabile, ossia attaccabile da parte di un individuo che ha intenzione di alterare le transizioni a suo favore. In questo database sono segnate le transizioni effettuate in Bitcoin dall'inizio della sua nascita e la loro validità e immutabilità sono garantite da un algoritmo di consenso e dalla Proof of Work, i quali ci assicurano che nessun membro possa falsificare delle transizioni o far comparire soldi dal nulla manomettendo l'intera blockchain. Dunque, nello specifico, ciò che accade è la cosa seguente. Alla fine della serata in pizzeria, al momento di pagare il conto, può capitare ad esempio che Anna debba pagare 7 euro e ne abbia 10, Marco debba pagare 10 euro e ne abbia 20. A questo punto dunque si evince che è scomodo nel momento in cui il pizzaiolo porta al gruppo il resto, essi appunto devono dividersi questo resto in base a quanto ognuno doveva pagare, in base a quanto ognuno effettivamente ha dato. Invece il barattolo permette di effettuare un unico pagamento, un'unica transizione che dal barattolo va verso la pizzeria. Quindi ciò che alla fine fa il gestore del quaderno è quello di segnare semplicemente quanto ogni individuo del gruppo ha speso quella sera e quindi alla fine dell'anno andare poi a calcolare tutte le spese singole e solo in quell'atto
restituire i soldi che avanzano all'interno del barattolo a tutti i membri del gruppo. Il video termina qui, spero ti sia stato utile. Nella prossima lezione interagiremo con alcuni strumenti utili alla comprensione degli elementi di base che costituiscono la blockchain e che ti lascio qui in basso nella descrizione. Per qualunque curiosità o informazione puoi scrivere un commento e io sarò felice di risponderti. Nella descrizione puoi trovare anche i nostri canali social. Se sei interessato ai nostri contenuti, ti ricordo di attivare la campanella. Spero di rivederti al prossimo video. Ciao!